siamo alla periferia di Teverula, la zona industriale. Iniziamo da qui un po'. Non sappiamo come sempre chi troviamo e quante persone troviamo sulla strada. La fortuna di questo giro sta già nel fatto di uscire, prendersi del tempo per poterlo fare, per poter stare solo in questo luogo. Tutto il resto poi accade sera per sera, volta per volta. Questo giro notturno nasce 5 anni fa col desiderio di voler essere quella chiesa in uscita che Francesco predica quotidianamente. E quindi abbiamo scelto di andare a visitare quei luoghi non visitati finora dalla chiesa. E abbiamo scelto il marciapiede che noi definiamo a luci spente, quel marciapiede che è difficile visitare ed è difficile fermarsi in quelle situazioni particolari. Il nostro obiettivo qual è? È quello di intessere una relazione. Non andiamo là per salvare qualcuno, qualcosa o per convincere a cambiare strada. Noi andiamo lì perché possiamo stringere una mano, possiamo fare amicizia e poi forse da questa amicizia ne potrà nascere una via di redenzione, di formulare un attimo il cammino. Quindi il nostro stare lì sulla strada significa principalmente essere chiesa anche in quel posto e portare la parola di Dio, perché preghiamo anche insieme, scambiamo 2 battute e poi nutrire questa amicizia bella tra di noi. Di solito qual è la reazione, diciamo, di queste persone che incontrate? All'inizio, come è normale che sia, c'è un po' di diffidenza, però quando leggono Caritas vicino al pulmino nel quale ci troviamo e poi vedono la figura del prete con il distintivo, il colletto da sacerdote, allora prendono coraggio e cominciano ad abbozzare un sorriso, perché noi non scendiamo subito arrivando lì. Noi chiediamo se possiamo scendere e dinanzi al loro consenso allora possiamo poi riuscire a parlare un attimo. Ma l'approccio è sempre un po' molto delicato. Rocco, brava. Rocco, ma mi permetterai questo ricordo? Se me lo fai. Come no? Perché è raro, posso farlo anche io per piacere. Fai una bella foto con tutti insieme. Ecco. Intanto grazie e salutiamo pure. Ciao. Vai, ciao. Vai. Dai, vieni qua, guardali. Ok. Dai, una foto anche tu. Okay, there's una foto da sé. Bye everyone, with Janet. Bye. Io sto facendo voi. Rocco è bravo. Come fate come vi pare? L'abbiamo fatto, però sono le immagini più annunciate e poco vissute in certi contesti, no? Facciamo una preghiera adesso, Facciamo preghiera. Pray. You want pray? Ok. Rocco, facciamo una preghiera insieme. Sì. Oh. Ok, dopo lo accendo, quindi adesso... No plastic! Facciamo prayer, ok? Stand up. Allora, prima prayer in English.
e dopo lo sento. Ok? We want to play English. When I move. You will fast. Yeah? No, dude. Lui è più vecchio. Più vecchio, ok. Beh, okay. Attivo. Did you ask me? Oh, no, thank you for today. Thank you for everything I've done for us. Thank you for to be alive today. Thank you for to see this year 2019, Father Lord. Father Lord, many of them sleep, they don't wake up this morning. But well, thank you for to be alive. Amen. Thank you for everything I've done for us. Thank you, we are happy for all of us gathered here, Father Lord. In number of our power, in number of our strength, O Lord. Thank you for everything I've done for us. Jesus. If you say yes, no man can say no. Thank you, Jesus, and I pray. Amen. Amen. E invochiamo la presenza di Maria in questa postazione perché possa lei incoraggiare queste due ragazze a guardare la vita con occhi sempre più belli e puri e anche noi ad essere cristiani sul serio. Chiediamo a Dio di benedirci qui ed ora. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Thank you. Bene, good night. Okay. Good night. Ah, ho capito solo poche fa, però ho fatto una preghiera per non ne so. Mi riesco a trovare. Thank you guys. Ok. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Fino a che ora stai adesso qua? È alle 2. A che ora sei venuta? Alle 7. Sei venuta alle 6? 6 e 7. E vai via? Alle 2. Come arrivi a casa? A piedi. A piedi da sola? Sì. Piedi. Loro con la macchina hanno detto. No? Loro con la macchina hanno detto. Macchina. Non ho più di macchina. Ciao. 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 Buonanotte. La prossima volta io vuoi blanket. Blanket. Il legno. Il legno, eh? Sì. No, è anche una cosa utile. Okay. Okay. Com'è andata questa sera? Possiamo dire che abbiamo incontrato la bellezza stasera? E so che sembra, non lo so, un'espressione troppo forte rispetto a quello che invece si pensa si vada a fare. Difatti siamo stati in giro con le prostitute, e dalle prostitute, e abbiamo incontrato storie e abbiamo cercato di in qualche modo di esserci, perché poi quello intendiamo fare come Caritas, cioè la possibilità di essere presenti accanto a persone che forse vengono utilizzate, esclusivamente utilizzate per quello che insomma sono esteriormente, la possibilità di incontrare e di ascoltare le storie, insomma Jessica, Irene, Annabella, e creare un legame, insomma diventa significativo. Qual è stato il momento che più ti ha colpito della serata? Beh, in realtà c'è stato, e quello è un classico, devo dirlo, il momento in cui ci si ferma a pregare e la preghiera nasce inizialmente da loro, cioè nell'ultimo momento di preghiera fatto con Irene e Jessica, c'è stato il momento in cui Irene si è fermata e ha pregato in lingua madre, e quindi insomma abbiamo capito poco, ma ha pregato in maniera molto sentita, questo viene fuori. Forse è il momento in cui viene fuori la persona, insomma, con tutto quello che desidera e sogna. Quando ti metti in contatto con Dio è sempre così. E poi c'è l'altro momento di preghiera in cui l'altra, Annabella, pregando dondolava come una bambina, no? È proprio questo senso di affidamento pieno che, insomma, non si affidano spesso in altri modi. Si affidano a chiunque, vanno con chiunque e vanno per denaro, no? Per essere sfruttate poi di fatto, insomma quell'affidamento in cui la preghiera è stato significativo,